Allora, però veniamo a noi e spiegateci come nasce questo progetto Seven Sins. Io ho recuperato questa pagina TikTok, è la vostra, giusto? Sì, Ok, più o allora meno. andatela a seguire, ecco qua. Seven Sins. Cioè, ma praticamente è un è Scusi, l'All-Star Game è una cosa, scusi, della GOT Matoshi, League. che mi chiedevo anche io durante il torneo, ma Porrini è così naturale, voi che lo conoscete? Purtroppo sì. Purtroppo Talenti di dipende. No, no. C'è anche YouTube, Ah, c'hanno anche ovviamente. YouTube. Se lo Eccolo trovi qua. tu, È Ema, qua, 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 ecco qua, eccolo qua. eccolo qua. Allora, chi ci spiega? Nidal, vuoi partire tu che sei il capitano a Mocca, spiegarci ci come sta. nasce questo progetto? Ci penso io. Allora, il progetto nasce molto spontaneamente. Giocavamo io, Frattino e Fene, Ok. tre di noi. Io ad una partita ho deciso di portare Abe e Porro, perché sono due dei giocatori più bravi che io conosca. E niente, ci siamo trovati bene da subito. Abe lo conosco Calcio a da 7, quando. giusto? A 7, sì. Abe lo conosco da quando siamo piccoli, siamo cresciuti insieme, mentre Porro lo conosco da meno tempo, però anche quello mi sono sempre trovato bene. Quindi nel gruppo si è inserito subito, diciamo. Allora, aspetta, aspetta, vediamo la squadra. Allora, Fere in Cioè, è porta, un All-Star Nidal. Game della GOT League, no? C'è Abe, c'è Lopez, A parte c'è Nidal, è Nidal. l'All-Star No, Game. No! no, il capitano così, Giusto, ma dai. giusto. Fermi tutti Ah, bisogna perché, accettare le critiche. eh? Credo. Ah, no, non è pronto, non è pronto. Però vedevo. Mi sono illuminati gli occhi. No, fammi torna sopra, fammeli vedere. Allora, Ah, questa dici tu, la sì, copertina, sì. quindi Fene, Nidal, Porrini, Abe. Chi difende qua? Scusa, Lui. giusto per. Abe. Abe fa il difensore? Abe, come Kanté, tutto fare. Lui non è mica Minchia, è un difensore. attimo sbilanciata questa squadra, eh? Beh, O no? sì. Mi sembra un attimo sbilanciata. Ma Calcio invece giocato giocare all'attacco. Seven Sins contro la fucina? Così capisci un No. po'. Perdono male. No, perdono male. Se avessi gli uomini qua a Milano a cazzeggiare come fate voi tutto il giorno, lo farei No, volentieri. dai, ma. Beh, comunque, Vediamo scusa. noi, Manfred. Ieri ho E visto se lo anche una storia con il spazi, tanto Fichera, ci affrontiamo in ingot. Dimmi, dimmi. eh. No, ho visto una storia anche con il Fichera. Magari entra dentro. No, c'entra niente. No, noi siamo i sette, siamo noi sette. Poi qualche No, aggiunta tra ogni l'altro tanto. credo che Fichera giochi in un'altra squadra di calcio a 7, abbastanza conosciuta nei tornei di calcio a 7, che è la Bovisasca, se non Ah, erro. ok. No, non. Ma il vostro scopo quale sarebbe di formare con questa squadra? Vincere tornei con montepremi e intrattenimento, dai, ci proviamo. Cioè, quindi voi partecipate a tutti ai tornei a 7 che magari ci sono su Milano e provincia. Sì. E Ah, ok. qua se vogliono comprare Porro, è già stata aperta Basta. un'asta. Guarda, io nonostante lo stimi solo calcisticamente, sì, investirei dei soldi per comprarlo, se fossi in Ben. Fermi Devo tutti dire. perché, scusa Porro, scusa Fratino, scusa Fene, scusa Nidalle, scusa Manfre, ma oggi siamo fortunati ad avere qui con noi Gesù Cristo. Buonasera. Della crema, un saluto al miglior portiere della GOT. Grazie, Ricordiamo. Cioè, ha vinto il premio, se lo fa attuare, ha vinto il premio. Ma stai guidando, scusa? Sto guidando, ma sono praticamente in un parcheggio, non vi guardo Ah, stai facendo la comunque. patente, stai facendo la patente. No, sto parcheggiando qua dal punto blu che sto aspettando Enzuccio. Direzione Quindi Milano. l'altro ospite di stasera, Inciuccio, spoilerato. Ma vi dico, Io vi farò uno credo. spoiler. Vada. Inciuccio ha acquistato Moser. No, E questo è un colpo ma ha fatto importante, subito. Sì, mi ha chiamato prima e mi ha detto: siccome ho capito che con l'Atletico non c'è spazio, dovrò andare con Inciuccio. E mi ha detto: va bene, bro. Beh, a Enzo serve uno così, a loro, No, perché Mose è molto ragazzi. forte.
Beh, poi a 7. Forse è un centrale, giusto? Sì. Centralone. È tipo... Sì. Tipo coso? Balasci, quello che hanno loro. Il fiordo. Il fiordo svedese Balasci. Balasci, gran giocatore, ragazzi, Balasci. Salve prof, anche salve fratine, salve Nicola. Però scusate se vi interrompo perché è necessario... Far entrare. È stato chiamato in causa. Ed entra immediatamente il massimo donatore del canale. Buonasera al capitano della fucina, Mario Falco. È una sfida anche di drip qua, attenzione. Capitano, bentornato. Bentornato. Porrini stava parlando di lei, non so Porrini se vuole, perché ha detto che non le è piaciuto il... Prego, prego. Tu hai tentato di introdurlo, ma io non l'ho neanche nominato. Sì, a me è sembrato che l'abbia citato, poi non lo so. Sei sicuro? A voi che eravate in live... Dai, porro, ti ha insegnato una lezione di vita, lo conosci. Ah, ma non vorrei riceverne altre, per questo non dico niente. Mazzarola! Poi sono stato pure troppo bravo per quello che hai detto. Prego, cosa? Prego, Falco. Diciamo, sono stato pure troppo bravo, la sua fortuna è stata che c'erano le telecamere. Azz, no. No, beh... Devo dire che adesso ti riconosco meglio, perché senza fascetta non capivo bene chi fossi all'inizio, quindi adesso ti vedo meglio. Ricordati che quello che io ho donato su questo canale, dove tu adesso stai cercando visibilità, io, è quello che tu guadagni in 2-3 anni. No, ma dai. D'altronde una persona si capisce da queste frasi. C'è chi parla di calcio su questo canale e chi cerca di fare il fenomeno. Tu mi dici dove stavi sabato? Scusa? Mi dici dove eri sabato? Bella domanda. Eri in discoteca? Sì. Quindi? Io ero in Palestina. E quindi? Vabbè, siamo puoi solo imparare da me. Ma tu sei un moralista? Pancio Manfra, aiutatevi. Mai, moralista mai. Un berretto che ti cadono sti capelli con sto vento, eh. Io ho il diavolo dentro, non posso essere il moralista. Madonna, pure il diavolo c'è. Vabbè, dai, ne abbiamo i giocatori come Teo. Che troia. Giocatori stanno in Serie A, amico mio. Dico una cosa. Giocatore non sei né tu né io, giocatori stanno in Serie A, Serie B. Beh, tra me e te sicuramente sono più io che te. Questo poco ma sicuro. Te lo dici tu. Madonna, non è fatta una giusta. Guarda, porro è mi sembra una malattia. No, dai. E poi da uno che si chiama Falco in direzione. Credimi, se mi impegno ti stendo. Però sei simpatico, io sto scherzando, dai. Comunque ragazzi, stavo dicendo che la cosa bella della GOT è che io, Ema, anche i presidenti, gli allenatori facciamo intrattenimento, ma dentro è gioco vero. Sì, la roba che c'è stato tra Porro e Falco non deve essere vista come sono due, ma è il calcio, raga, è che noi tante volte succede che nel calcio abituati si mettono la mano qua davanti, non capisci cosa. Ma io gli ho dato anche la mano dopo alla fine. Gli ho dato anche la mano, poi si fa pure un po' di No, scopo. Però è calcio vero, cioè chiunque ha giocato a calcio, ragazzi, io mi ricordo che c'era uno, io giocavo alla Falk e c'era una squadretta che si chiamava Rosta Nuova, che è il mio quartiere, che era un po' il derby, e io c'era uno che si chiamava Cristian Raga, che gli avevo fatto saltare un dente in una partita involontariamente, e da lì era nata una rivalità. E minchia, calcisticamente lo odiavo proprio. Poi mi stava anche simpatico, lo beccavo. Invitiamolo in live. Bello. Chissà che fine ha fatto. No, mi sembra ha quel sapore lì, secondo me. Ma io ho visto anche Maui con Ragnar e Rosso. Sì. Cazzate. C'è veramente della rivalità. La differenza è una, che la rivalità in campo nessuno ci mette becco, ed è la cosa, forse una delle cose più belle che ci sia in campo. Ma le cose restano in campo. Chi fa il fenomeno e fa le stories fuori non è un giocatore, è un buffone. Fine della storia. No. Ma scusami, non sono. Scusa, io forse mi sbaglio, ma non sono partite da voi quelle cose. Esatto. Ma chi è? Però erano Vediamo partite da voi le accuse, se non erro. Del risalente a quel fallo.
No, non è vero. Nessuno ha menzionato Fucina. Vabbè, okay, se non lo dici, però si capiva. Cioè, sono fuori di risposta quelle, solo queste. No, se poi ci sarà qualcuno che le andrà a prendere, comunque è lui che ha iniziato. Noi non c'entriamo niente. Ma va! Ma come io l'abbiamo considerato sinceramente. Una volta finita la partita abbiamo vinto, conclusa. Dobbiamo la introdurre il terzo tempo sulla Got League. È andato così. C'era una spia su Discord che ha sentito parlare Fratino in un Discord con Fubbe. E perché dove... Francesco Torre? No, sto scherzando. E perché proprio lui? E perché? Ma sai che anche secondo me... ma è per forza lui, cioè... Comunque, una cosa solo. Fubbe mi ha raccontato che Falco gioca soltanto perché vi dona un botto di soldi. E beh, Fratino... Mo ti spiego una cosa. Mentre tu, mo te lo ridico pure dal vivo, mentre tu fai tornei di calciotto, io l'anno scorso sentivo la musichetta della Conference League qua nelle orecchie. Magari male. Scrivere su Google. Magari male, mamma mia. Una vita, nascere te. Mai. È giusto che sei. Raga, ma una domanda che vi volevo fare io per non stemperare gli animi. Ma qual è la squadra o il team che più odiate barra temete calcisticamente? Snoopy. Nessuno, e non temo nessuno dei team, sinceramente. Neanche il Redlock. Ma non sono da temere. C'è una bella partita, una bella sfida. Secondo me è inutile temerla. Un'occasione per far bene, io la vedo così. Porro, una cosa, Porro, la finale, se la rigiocassi, avresti un atteggiamento diverso? No, però la giocherei al 100%, probabilmente se la rifacessimo e la giocassimo un altro giorno, magari il giorno dopo, giocherei al 100% e secondo me potrebbe finire in maniera diversa, ti dico la verità. Beh, ci sarà occasione. Nonostante loro sono uno squadrone, questo non lo metto in dubbio. Sì, ma dalle regole che saranno svelate stasera, credo che per forza di cose saranno più deboli. Prima anche noi allora. Appunto. Ma... per forza di cose saranno più deboli. Ma se si facesse Redlock contro Seven Sins, considerando Abe sia da una parte che dall'altra, come diciamo, finirebbe? Tipo diciamo FIFA? Voi? Diciamo. Sì, abbiamo Nidalo. No, diciamo. Senti, Porrini, c'ho già un dubbio, ma te la faccio lo stesso la domanda. Che squadra tifi? Io simpatizzo per la Juve. Ah no, mi ero fatto un'idea diversa, va bene. Milan, Manfred, speravi, eh? No, pensavo... Niente, no, lui però... pensava all'Inter. Cosa pensavi? No, pensavo fosse interista. No. Allora, però, tornando parcheggio a noi... più grande d'Italia, tra l'altro, il Pancio, ricordiamo. No, è sceso finalmente. Volevo fare una domanda a Fene, visto che so che hai giocato sia 11... Dire, secondo te quali sono le differenze per giocare a 11 o 7? Vabbè, giocare coi piedi cambia tutto, sicuramente quello, e poi è diverso, deve essere più reattivo a 7 sicuramente. No, perché io allora non la prendere come solo un parere personale, ti ho visto a 11 che abbiamo fatto anche qualche allenamento insieme, è comunque un portiere che ci sta, però a 7 sembri proprio uno che mura la porta, cioè che è impossibile segnare. Che è proprio però Manfred, un anno fa quando ci eravamo allenati con la Play to Give, entrambi avevamo ripreso a giocare letteralmente da poco, perché pure Fene, molti non lo sanno, ma quando io ho fatto l'incidente in macchina c'era anche Mattia, lui c'ha delle protesi sulla gamba. Ho delle viti, vabbè, quel che c'ha. Ho rotto la gamba. Quindi mi ricordo che quando avevamo fatto gli allenamenti in Play to Give avevamo ripreso da poco. Penso che ad oggi in una porta 11 saprebbe fare decisamente bene. No, non male, però a 7 proprio sembra imbattibile a volte. Prego. No, manca 11, adesso mi sento imbattibile anche lì. Bene. Senti, un trucchetto su... cioè, qual è il trucco, chiaramente non che, che devi smascherarti, ma qual è un consiglio per parare il shootout? Che dai, questa domanda. Lo do questo trucco, lo do perché... Vai, no, camera grande che lo dobbiamo vedere tutti. Però poi vedo... ma qua poi clippano i portieri. No, ti lascio da solo. Clippano, vabbè, lo dico. Un rigore che ho parato ad Abbe alla finale, gli ho lasciato un po' di spazietto apposta alla sinistra,
esco un po' storto, gli lascio più spazio, così obbligato a tirare. Ah, e poi si è andato lì. Beh, poi ha tirato senza troppo l'anticipo. Bravo, bravo. Bene, io c'ho una domanda, ma secondo te su Picci era rigore? Cioè era rigore, era fallo l'ultimo? Ce l'abbiamo, Ema, che lo rivediamo. Sono rimasto fermo, mi ha detto sopra. Che... No, per me no. Secondo te, se diciamo... No. No? L'ha simulato tantissimo. Mai rigore. Possiamo chiuderlo? Sì, adesso credo... Dov'è che era più o meno, perché sennò... Sarà uno di questi. È l'ultimo, andiamo a vedere. Sì. Il prof. Intanto il prof qua mette a sedere Nardone. Andrea, il prof Porrini va a dare la carica a Fene, che ne ha bisogno. Il prof. Sì, tanto sarà quello dopo. Bravo, Fene, no? Dice mia Fene. È l'ultimo. Vabbè, vediamo anche quello di Fratino, ce lo gustiamo, dopo dai. Questo, dai. Contro Nardone. Fratino. Bello questo, dai. Giulio Picci. Questo. Contro Fene, il loco Picci 4-3-3 di gol bar. È l'ultimo rigore per la Fucina. Picci. No, dai, ho tirato indietro le gambe. Ce l'ho tirato indietro. Guarda un attimo indietro. 4-3-3 di gol bar. È l'ultimo rigore. Ma non è il rigore, perché la palla è talmente lontana. Vediamo dove va la palla quando prova il dribbling. Ma no, la prende prima col piede. Poi. Ma perché non va, amiche? Punto. Che devi pagare internet. C'ho 10 giga di fibra, team di merda. No, dai, non è. Non è rigore, l'ha cercato. Non è rigore, però ti dico, in campionati di leghe minore a volte lo danno, così. Questo però non è rigore, se lo vedi col VAR non è assolutamente rigore, però li danno così rigori in seconda e intanto prima, scusa Manfre, nemmeno l'Ansa dà le notizie con questa velocità, perché sul salotto c'è già Porrini contro Manfredi live su CV Sport, cioè una roba idolo. Ma che è? Pascale. L'Ansa della Got League. Guarda, rimettiamo. Non ci andrei mai d'accordo, ma siccome è troppo forte nel calcio a 7, sono disposto ad andare contro questa cosa qua e a pagare a Sespo una clausola per rescindere. Sono disposto, lo dico pubblicamente. Posso chiedere una cosa? Secondo voi il prof Porrini in una Got League, il cartellino? Ah. Vale 15.000 euro? Sì, dai, oh. Minimo. Se fossi ricco, sì. No, per iniziare un attimo però. A mettere... sì, un po' di pepe. I prezzi dei cartellini degli altri quali sono? No, non è mai stato fatto, è per quello lì che lo chiedevo. A 15.000 euro? È alto, prof. Comunque... dipende quanto valgono gli altri. Ah beh, sì. Stai un focus sul tuo. Oggi 15.000 non è niente, eh. Sì, vabbè, però calcola che oggi noi presidenti siamo a meno, non a zero, a meno. Nidal, ma l'ultima cosa, ma visto Manfredi, che c'è questa... pensa all'Inter, tu devi fare no, debiti, no, già lo sta pensando, devi fare i debiti. Pensi, come si chiama, Soltani, ma lei ha idea di cambiare squadra, visto che c'è questa amicizia con molti della televisione? Altra notizia. Manfredi, occhio. Qui tocchiamo un punto fondamentale. È l'acquisto per te lui, eh? Allora, non nascondo di averci pensato e tuttora ci penso, perché la squadra in cui gioco adesso non mi sta valorizzando per quello che sono realmente. Però sono pronto comunque ad aspettargli ancora un po', perché mi trovo benissimo con la mia squadra, non mi posso lamentare di niente. Forse la posizione mi trovo benissimo in campo. Appena detto che non la valorizzi, scusi, mi trovo benissimo. Mi trovo umanamente con i compagni, mi trovo molto bene, però in campo c'è qualche difficoltà. Ma, non poi, poche difficoltà. Ma poi scusate un attimo, ma è andato via anche ragazzi, Sergei. Ma mi sentono? Ah, ecco sì, qua, attenzione. Prego. Buonasera ragazzi. Buonasera. Tutto bene? Bobby, prego. Come andrà? No, non ho nulla da dire. Non ho nulla da dire. Come ma è inquadrato dal nulla. Questo Manfred, c'è una domanda per te, Manfred. Prego. A tu la tua squadra. No. Non lo vorresti? Alla Cazzimma.
la voglia. No, Nidal lo stimo sicuramente, c'è un piccolo problema, che per prendere lui dovrei far fuori un altro draft. E i miei draft si sono... Fai tu come draft, Manfred? Il difensore? I due difensori? Hack, okay. Rizzini. E poi l'altro chi è? Maruano. Sammaso, che è quello Sammaso che vi ha segnato... Fallo fuori. È che no, è quello che vi ha segnato il... Ci sta seguendo, il massimo donatore del canale, Salmaso. No, Salmaso mi piace un sacco. E Marwan Frattini, che tra l'altro è l'unico centrocampista che abbiamo. Tu non è un grande amico. Vabbè, no, fa niente. Follia. Sì, fine. Manfred, tu non hai Frattini come centrocampista? Sì. Lui è un draft anche lui. Esatto. No, sì, questi dire. Sono Frattini, no, ma poi si sono comportati bene, non posso, cioè ora come ora l'unico modo che avrei per farli fuori è che li faccio vedere le date del calendario, non possono, allora penso di sostituire, però si sono comportati bene, dopo lo faccio, no, non posso. Manfred, hai modificato la squadra, hai comprato qualcuno? Ma guarda quanto ansioso sto sfidando. Abbiamo preso, si può dire, tanto l'hanno spoilerato già tutti, abbiamo preso Raggia Galella. Cristian Galella al posto di Junior Kelly. Cristian Galella? Sì, è un ex tronista, non so se vi ricordate. Sì, Cristian Galella, vado a vedere. Perché è un tronista di quando ero io, quando avevo io l'età vostra, quindi è chiaro che non lo conoscete. Altro suggerito, guarda Harry, scusi, Harry Falco, tutta, ma non può mettere da parte questo astio con Porrini e finanziare l'acquisto. Ma a me, allora, chiariamo questa situazione. Come giocatore mi piace molto, sì, ha sì, uno sì, stile unico. Poi che lui abbia sbagliato a parlare, ha preso un calcio da me, è una cosa già dimenticata, però come giocatore possiamo valutare l'acquisto, io che sono capitano, presidente, allenatore. Sì, no, investitore. Aspettate ragazzi, perché fermi tutti, c'è un a questo punto un presidente, credo, comunque una persona molto influente nella Got League, che ha già preso un giocatore. Buonasera al signor Insuccio. Complimenti. Complimenti. Complimenti per l'acquisto. Sì. Complimenti per l'acquisto. Ma lui è un ex, scusami, ma è vivo? È un professionista? No, io no. Ho quello che ho acquistato. Io sì, sono un ex professionista. Entrambi. Ragazzi, vi dico che sta in forma Enzo. Beh. Ah, pensa ancora di poter giocare. No. Stai zitto. Io ho preso il difensore più forte della Got League. Vabbè, fatti i complimenti. È una bomba. Aspetta, non finiscono qua le emozioni. Direttamente da Palagianello, vi dico questo indizio. A 25 anni ha alzato la Coppa Italia Primavera da capitano con il Torino. Ha giocato nel Lecce e nella Roma. In questo momento gioca in Serie C. Occhio, di Palagianello. Chiamiamo il procuratore. Ma aiuto, ragazzi. Saluti. Ciao. Dai, un po' teso. Nuovo acquisto del Golden State. Perché ha la bocca storta? No, body shaming. Golden State, rivelazione del campionato. Occhio. Allora vediamo stasera alle 21. Salutiamo il Pancio. Arrivederci, signore. Ciao, okay, ragazzi. Prof, ma scusi, prof, lei viene pagato da Frattino? Insomma, dalla viene pagato in follower. Non si parla. Dai, non credi. No. Vorrebbe alzare la qualità? No, dai. Io sono disposto, ascolto offerte. Ma davanti al felino di Arluna, il capitano lo dice. Con i soldi del Penguin posso fare quel cazzo che voglio. No, beh. Ciao ragazzi.